Vicenda Teleperformance, CGIL, CISL e UIL fanno fronte comune in un momento così delicato per i lavoratori. Ecco, da questo incontro congiunto, quali decisioni sono scadute? Innanzitutto vogliamo confermare l'impegno di CGIL, CISL e UIL a creare le condizioni nel corso della discussione di questa avvertenza che vede interessati centinaia di lavoratori delle performance, creare le condizioni affinché si possa continuare a lavorare a Taranto e affinché si possa lavorare con tutti i lavoratori attualmente impegnati presso il sito di Taranto, che sono 2000. Oggi abbiamo deciso di tenere questa conferenza stampa per dare un segnale chiaro all'azienda. Il sindacato fino ad oggi si è sempre assunta la responsabilità di fornire all'azienda tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione per far fronte a quelle che sono le varie problematiche presenti nel settore del consenso. L'anno scorso abbiamo sottoscritto un accordo che prevedeva l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, è stato sottoscritto il contratto di solidarietà che ha scongiurato i licenziamenti. Quindi le nostre responsabilità sono chiare, le nostre responsabilità verranno anche fuori nel corso della trattativa che affronteremo d'ora in avanti anche presso la sede del Ministero del Lavoro e vogliamo lanciare un messaggio all'azienda. Noi vogliamo come sempre continuare sul percorso che vorrei prevede dire, un unico obiettivo, l'obiettivo comune deve essere quello della salvaguardia dei posti di lavoro. Quindi noi faremo di tutto affinché si possano trovare le soluzioni, che devono vedere ad una risoluzione definitiva dell'avvertenza. Tutti hanno fatto e del monte ore di lavoro. Ricordiamo, così come dicevano i colleghi prima, efficienza solo sulle spalle dei lavoratori, parlare di turni in questa sulla questione turni di questa azienda.